sono molto contento. La partita durissima. Invece è una squadra che sta giocando molto bene, che esprime una pericolosità e in questo momento di grande confidenza, anche una leggerezza che ne facevano oggi una squadra molto molto pericolosa per noi, in un momento di ricostruzione di quelli che sono i nostri equilibri. Penso che i nostri momenti migliori sono venuti da quei pochi momenti nei quali siamo riusciti a mettere una pezza sulla loro fluidità e sulla loro grande capacità di trovare sempre l'uomo giusto al posto giusto. Non siamo continui e questo è un peccato, però diciamo che oggi in una partita con una squadra che era a pari punti nostri, che nella quale ci giocavamo una bella fetta dei primi posti in classifica, averla portata via con i nervi, con la voglia, con anche delle giocate importanti in momenti critici della gara, sia in attacco che in difesa, secondo me non può che darci degli spunti positivi per il futuro. Non tutte le squadre sono Brescia, sinceramente, e trovarla dopo 5 vittorie di fila, insomma, non è stata una bella presa per oggi. Però voglio dire, finiamo con il bottino pieno, con 30 punti nell'ultimo quarto e 30 nel primo, con non molti tiri liberi ma con estrema precisione e concentrazione. Se consideriamo che l'unico tiro sbagliato l'ha sbagliato il miglior tiratore di tiri liberi, giusto l'altra mattina ha fatto 145 di fila. Voglio dire, questo dà un metro anche della concentrazione nella quale noi eravamo entrati nella partita. Volevamo attaccare dentro l'area e li abbiamo fatti con le penetrazioni, li abbiamo fatti con i lunghi, con i tagli, con a tratti veramente molto bene, secondo me. Peraltro poi avevamo cercato di aumentare la nostra aggressività su due loro giocatori più forti, che avete visto hanno preso anche dei tiri che gli americani chiamano big shot. Mi riferisco per esempio all'ultimo tiro da 3 punti di Jenkins allo scadere, se non sbaglio, nel secondo e del terzo quarto. Potevamo spendere un fallo, Matteo non ha visto che lo potevamo spendere, e questo però ha fatto un canestro a 8 decimi alla fine, insomma, non mani in faccia, insomma, di più. Perciò voglio dire, penso che questo vada comunque al nostro merito, in una giornata nella quale, trovando una squadra forte e in fiducia, noi abbiamo comunque non ancora al meglio di quelle che possono essere le nostre condizioni, portato a casa una partita molto importante. Ti faccio una domanda, magari la mia assunzione sbagliata, però mi sembra che Butkevičius abbia giocato un secondo tempo con un'aggressività proprio fisica, anche di vicinanza al suono, diversa dal primo tempo. È una cosa che vi siete detti per evitare di toglierlo dalla partita troppo presto, oppure no? No, lui ogni tanto lo fa questo, cioè ha paura dei falli. Per noi è un giocatore fondamentale, cioè non è che stiamo qui a girare attorno a un dito. Lui questo lo sa, non sempre mette la giusta aggressività. Vedi, lui parte da un presupposto che per uno che non ha mai giocato a pallacanestro, non l'ha mai allenata, non l'ha mai vista, potrebbe essere giusto. Come dici? Vabbè, io me ne sto un po' lì, poi dopo comincio. La realtà dei fatti è completamente opposta, è un rischio doppio fare così, perché fare così significa che te all'inizio segni il metro con il quale gli arbitri devono fischiare. Se te metti energia, non è che possa fischiare 5 falli perché anticipi 5 volte per il kick, ne posso fischiare uno. Se te non anticipi mai, poi cominci a lavorare invece fisicamente e rischi che in quel momento in cui te fai, giri il volume della difesa, vengano chiamate una chiamata dietro l'altra. Peraltro, voglio dire, penso sia l'unica partita che abbiamo giocato in casa dove tiriamo comunque 13 tiri liberi meno degli altri. Voglio dire, sì, loro hanno attaccato il ferro, mi sembrava
e si fosse fatto anche noi, sinceramente, perciò voglio dire, siamo stati più bravi a smarcarci che a tirare, abbiamo tirato più da soli e quindi è andata meglio così. Penso che si, ripeto, l'intensità della partita sia stata buona solo in parte, soprattutto in difesa, però non possiamo non considerare il momento dell'altra squadra e le caratteristiche degli altri. Se consideriamo quelli, ci possiamo anche dire, vabbè, però questi venivano da una sfidata e con una confidenza nelle loro possibilità veramente importante, perciò voglio dire, oggi abbiamo fatto un bel lavoro, sinceramente. Coach, credo che la prova di West di questa sera meriti comunque un commento. Ma sì, direi che Casper ha giocato una buona partita sotto diversi profili, perché anche sotto l'aspetto difensivo, cioè nelle quattro partite con Brescia, sinceramente, probabilmente Fernandez ha giocato le quattro partite durante la maggior fatica in attacco, ha riuscito a attivare poco gli altri e onestamente l'ha contenuto con una certa difficoltà. Loro peraltro, nel momento in cui gli hanno mandato un paio di persone addosso, è stato molto bravo a trovare la circolazione con gli altri, finisce con 38 e 8 assist, quindi voglio dire, nel senso, poteva anche farne qualcuno in più, però indubbiamente ha fatto una partita di eccellente livello, su questo non ci piove. È chiaro che noi dobbiamo essere bravi a sfruttare quello che abbiamo nella squadra. Se Casper gioca uno contro uno, devono stare appiccicati a quello, appiccicati all'altro, se lui gioca uno contro uno tutte le volte, gli altri devono fare delle scelte, lasciano Malaventura e lui dà la palla a lui, e questo deve segnare da tre. Una volta che lo fa, devi stare attaccati a Malaventura e va dentro, cioè non è che questa è la palla canestra. Noi abbiamo deciso di attaccarli molto sui pick and roll centrali, perché sia soprattutto con Cuccarolo potevano essere in difficoltà, non avendolo, abbassando anche i quintetti e giocando con Barros da 5, hanno trovato delle armi che nel terzo quarto ci hanno un minimo contrastato, no? Che erano quintetti molto piccoli, che avevano tanto il campo per noi e nello stesso tempo erano agili per poter difendere su lui e sugli altri. Perciò dico, va bene, siamo stati bravi a fare le scelte giuste alla fine per poterla portare via. Coach Green, recuperante, partiamo, in questa partita, ma su della del campo, molto impegnato anche in... Diciamo che lui comincia a capire che... ci servono due cose, non ci serve una cosa sola. D'altronde è abbastanza chiaro che lui può aggiungere pericolosità a una squadra che comunque lo è stata senza di lui, che non poteva pensare di andare avanti senza un giocatore fino alla fine dell'anno, chiaramente, ma che adesso si trova nelle condizioni di rimettersi dentro un sistema che dava agli altri determinati spazi. Lui deve prendersi propri senza cannibalizzare gli spazi degli altri. E penso, mi sembra di dire che oggi, voglio dire, se noi paragoniamo il gioco di attacco di una squadra a un'orchestra, ci sono dei giocatori che hanno in mano uno strumento e ogni tanto possono suonare dei pezzi a soggetto, del jazz, improvvisato. Casper e lui sono due che lo possono fare. E oggi diciamo che tutti e due hanno comunque accompagnato la sinfonia della squadra, non hanno stonato, non si vedeva, non era un suono di tromba nel silenzio, e questa è la cosa migliore. Però sono piccoli miglioramenti, piccoli passi avanti. Se noi vogliamo rinforzarci, dobbiamo battere su questi punti con lui, con la squadra, per essere molto più pericolosi di quello che possiamo essere, partendo però dall'idea che non possiamo fare un passo indietro. Cioè oggi diamo meriti a Brescia, va bene, più che a dei meriti a noi, però noi dobbiamo sicuramente ripristinare un muro di guerra in certi momenti un po' più lunghi e duraturi di quello che non abbiamo fatto.